Darei il benvenuto a Matteo Costanzo dello studio 2A+P e Associati, di cui fa parte anche Gianfranco Bombaci. E sono molto contento appunto che Matteo è qui con noi perché in questi ultimi anni abbiamo anche lavorato spesso insieme con una piattaforma che si chiama Campo. È una piattaforma che lavora proprio sul tema delle mostre, sul costruire un programma culturale. Vi farò una lezione nei prossimi giorni su questo tema, che cosa significa fare progetti, fare critica, teoria o progettare anche attraverso un programma curatoriale di mostre che secondo noi completa quella che può essere la figura dell'architetto come pensatore. Ecco, in questo senso Matteo ha uno studio professionale e appunto oggi ci farà vedere una serie di progetti, uno studio professionale che ha realizzato, appunto, il progetto realizzato, quello della scuola De Ratt, è forse il progetto che ha dato allo studio più visibilità e diversi premi. È stato finalista alla Gacan Award nel 2013, ma ha partecipato a diverse biennali di Venezia, quindi una modalità di architettura che non è solo legata al progetto, ma anche alla sperimentazione fatta attraverso le mostre di architettura. I 2A+P sono anche uno degli studi fondatori della rivista San Rocco e del gruppo, forse l'unico gruppo romano, diciamo, sotto Firenze, è l'unico gruppo che contraddistingue invece una rivista che è stata pensata e studiata a Milano. Quindi una rivista di architettura, una galleria, il lavoro attraverso le mostre, che è un lavoro che va in parallelo a quello dello studio professionale, e poi il lavoro appunto di una ricerca intensa attraverso progetti che molto spesso io faccio sempre riferimento a un progetto che a me è molto caro perché è stato uno dei progetti più importanti della prima biennale che ho curato ad Orléans. Loro erano proprio partiti da una ricerca teorica su un progetto, su dei disegni di Ettore Sozza, e avevano trasformato uno schizzo, un disegno, in primo momento presentandolo alla Biennale di Venezia in un plastico e quindi trasformando un'idea di architettura in un edificio, però ancora rappresentato sotto forma del plastico, e alla Biennale di Orléans questo edificio è diventato realtà, è stato realizzato all'inizio come padiglione temporaneo, poi è diventato un edificio che è in fase permanente dell'estensione del museo all'interno del parco della città di Orléans. Quindi una ricerca fatta attraverso le mostre, attraverso la critica e la teoria, appunto una rivista di architettura, attraverso un collettivo che costruisce mostre di architettura, ma non solo, che è Campo. E quindi è logico che tutta questa pratica sul pensiero teorico dell'architettura li ha portati a costruire meno di tanti gruppi internazionali della loro età, però la ricerca appunto sta adesso andando in quella direzione. Hanno in fase di costruzione a Roma un ampliamento di un padiglione nella periferia della città, appunto, che produce, se non sbaglio, è una ditta che stampa cartelloni pubblicitari. Sì, è un laboratorio di produzione, diciamo, di tutti quei sistemi di affissione per i grandi eventi sportivi. Quindi, appunto, Matteo è una figura, secondo me, importante all'interno del panorama internazionale dell'architettura italiana, e quindi sono molto contento di averlo qua. Io vi do una specie di istruzioni d'uso, cioè una cosa che io amo molto del loro lavoro, ed è questa grande capacità di narrativa del rappresentare il progetto, che è una ricerca tipica, appunto, che fa parte della storia italiana. Molti, in maniera, secondo me, la banalizzano dicendo, no, l'architettura disegnata, ma non è un'architettura disegnata, ma è una costruzione del progetto che avviene attraverso forme grafiche diverse. Ecco, se voi guardate una cosa molto bella dei concorsi che ho chiesto a Matteo di farci vedere,
è proprio questo rapporto che c'è tra il progetto e la sua rappresentazione grafica, che anche se a volte usa i modelli, a volte usa i disegni a fil di ferro, a volte usa tecniche molto diverse tra loro, però c'è un'omogeneità. Se vedete, avete visto sul sito della facoltà il poster che io ho pensato per questa. Per questa piccola conferenza, è un modello. È un modello che sembra un disegno a fil di ferro, con gli stessi colori che loro utilizzano nei disegni, però è questa voglia anche di reinventare il medium della rappresentazione di continuo, pur mantenendo inalterate le qualità e le caratteristiche della loro architettura. Quindi ringrazio Matteo di essere qui e gli lascio la parola. Allora, buongiorno a tutti. Luca, grazie per l'invito. È curiosa questa situazione nella quale ci troviamo. Mi sembra anche però importante sfruttare questo momento per una, diciamo così, breve riflessione. Credo che la cosa più importante da introdurre è un po' una breve storia del nostro studio e di come in qualche modo si è strutturato nel tempo, perché credo questa cosa qui abbia anche un pochino influito nella dinamica e nello svolgimento delle attività che noi oggi siamo chiamati a fare. Come diceva, diciamo così, io sono un architetto di Roma, mi sono laureato ormai diversi anni fa. Fin dall'inizio, anzi devo dire fin dal primo giorno di università, perché ho incontrato Gianfranco Bombaci, che è il mio socio in uno studio, è la prima persona che ho incontrato all'università salendo le scale a Valle Giulia. Poi da lì, diciamo così, si formò un gruppo, eravamo in cinque all'inizio, e 2APP, che è il nome del nostro studio, che è uno sciocco nome, tra l'altro molto poco adatto al web, perché il simbolo più non può essere emesso. Questo, quando noi abbiamo iniziato, diciamo così, internet ancora non c'era e non avevamo idea di quello che sarebbe accaduto. 2APP comunque era una piccola rivista che noi facevamo da studenti, edita da Castelvecchi, che in qualche modo, diciamo così, in maniera, diciamo, un po' provocatoria, metteva in discussione l'insegnamento che in quegli anni i nostri docenti ci stavano dando. 2APP è questa formula che stabilisce la relazione tra l'alzata e la pedata e che garantisce una particolare ergonomia alla struttura di una scala, che permette quindi di essere utilizzata con facilità. Questa formula 2APP dà un numero preciso, che è 64 centimetri. Noi abbiamo utilizzato questa formula invece in modo provocatorio per titolare questa rivista che facevamo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, quando eravamo proprio nei primissimi anni di università, invece trasformandolo nell'acronimo di Arte, Architettura e Pensiero, che erano secondo noi i tre grandi argomenti che una rivista di progettazione, per come la intendevamo noi, doveva affrontare. Quindi abbiamo sempre inteso l'architettura come una disciplina inclusiva, una disciplina che necessitava costantemente di un dialogo con altre discipline, anche riconoscendone però, diciamo così, la sua peculiarità, la sua scientificità. Però l'architettura è sicuramente, Cedric Price, per esempio, lo dimostra chiaramente, è una disciplina che può nutrirsi di altri pensieri, e quindi il pensiero artistico, il pensiero filosofico sono fondamentali, sono alla base di qualsiasi scelta che noi facciamo costantemente. Mi dovete perdonare perché chiaramente, essendo recluso a casa, non ho avuto la possibilità di accedere a, diciamo così, a tutto l'archivio che noi possediamo in studio. Quindi la conferenza di oggi è, tra virgolette, una sorta di collage di una serie di file e documenti che fortunatamente avevo nel mio archivio personale, nel mio computer portatile. La cosa, credo che, diciamo così, mi piacerebbe partire con questa introduzione del professore Canofaro, nella quale
avverte che nel nostro lavoro c'è una certa ricerca estetica, c'è un certo lavoro sulla rappresentazione. È molto delicato, secondo me, come argomento, soprattutto oggi, perché in qualche modo la rappresentazione, con questa accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi anni, legato appunto all'utilizzo di internet, dei social network, di Instagram, di Pinterest. In qualche modo la produzione di immagini oggi, diciamo così, è all'interno di un flusso continuo, costante, dove è anche molto difficile stabilire e creare delle gerarchie, è molto difficile riconoscere qualche cosa. Quindi noi intendiamo la rappresentazione non come una produzione fine a se stessa, ma intendiamo la rappresentazione come uno strumento che è in grado in qualche modo di amplificare le atmosfere, le sensazioni, le emozioni, i contenuti che i nostri progetti architettonici vogliono esprimere. Tornando, diciamo così, al discorso legato alla rivista, subito dopo, diciamo così, la laurea, quando poi lo studio ha iniziato, invece uno studio, noi abbiamo aperto il nostro primo studio professionale nel 2005 e poi subito dopo nel 2008. Abbiamo iniziato a collaborare anche con altri studi della nostra generazione e tra il 2008 e il 2010 abbiamo fondato una rivista che si chiama appunto San Rocco, con lo studio di Milano Bauku, lo studio Salotto Buono, Giovanna Silva e Stefano Graziani, che sono due straordinari fotografi, lo studio di Bruxelles Office Kerstengers, David Van Severen e lo studio grafico di Milano Pupilla. Quindi una sorta di grosso collettivo che in qualche modo ha cercato di fare un lavoro che io ritengo molto generazionale, nel senso che la nostra generazione, appunto, non solo secondo me è tornata in qualche modo a utilizzare una serie di strumenti narrativi, grafici, legati appunto al disegno, alla rappresentazione, ma anche a intendere l'architettura in un certo modo. Siamo andati quindi nei primi anni 2000 a ricevere una serie di architetti, di personaggi che hanno definito in qualche modo i contenuti, diciamo, di ricerca di questa generazione. E secondo me è evidente che questo tipo di analisi ha sicuramente in qualche modo anche condizionato appunto alcune scelte di natura estetiche, di natura appunto legate alla possibilità di una narrazione. Detto questo, sono d'accordo sul fatto che fondamentalmente, anche se la nostra, diciamo così, rappresentazione è molto caratterizzata e caratterizzante, noi non abbiamo alcun tipo di dogma, nel senso che non crediamo che lo strumento in sé possa essere un elemento che condiziona il pensiero dietro il progetto. Quindi, anche se noterete una certa magari omogeneità, o forse coerenza, forse continuità, alla base ogni immagine che noi produciamo, ogni diciamo così, sistema rappresentativo che noi utilizziamo è quasi sempre una novità o un'innovazione relativamente al nostro percorso. In questo senso noi utilizziamo disegni in bianco e nero, assonometrie colorate, illustrazioni, collage, alcune volte anche dei rendering e a volte fotografie di modelli. Perché crediamo che ogni progetto necessita uno specifico sistema di rappresentazione che sia in grado di raccontare profondamente il contenuto che quel progetto vuole esprimere. L'unica cosa in qualche modo che abbiamo cercato di non utilizzare o cercato di utilizzare il meno possibile, secondo me questo appunto è stato un po' uno sforzo di un'intera generazione. È stato quello di allontanarci da una rappresentazione realistica. In questo senso, allontanarci da quello che viene definito il render fotorealistico, cioè allontanarci da immerso in una realtà che attraverso piccoli dettagli deve essere già in qualche modo capace di descrivere la vita, quello che accadrà, come le persone lo utilizzeranno. Quant'altro. Preferiamo sempre, nella fase progettuale, rimanere in una condizione di astrazione.
Questa condizione di astrazione, dal nostro punto di vista, permette al progetto stesso ancora di esprimere il proprio carattere, ancor prima di essere immesso nel mondo reale. Ora però credo che sia arrivato il momento di mostrarvi una serie di immagini per chiarire quello che in questa introduzione ho cercato di esprimere. Ripeto, perdonatemi, ma salterò da un PDF all'altro, cercherò di in qualche modo utilizzare questo piccolo archivio che io ho nel mio computer per esaudire o per comunque chiarire una serie di intenzioni che voglio cercare di raggiungere in questa discussione. Una prima presentazione è legata a una serie di progetti che noi usiamo in qualche modo a raccontare in alcuni contesti durante alcune presentazioni. E partiamo, diciamo così, da un primo assurdo. Queste sono una serie di riviste che più o meno coincidono negli stessi anni, cioè quello che è accaduto mentre studiavamo negli anni 90 è che anziché osservare l'ultimo numero di Domus, l'ultimo numero di Casabella, per uno strano caso, per una fortuna, noi avevamo nel luogo dove studiavamo uno stock di riviste. Questo stock di riviste più o meno coincideva con un lasso di tempo molto preciso che va dai primi anni 60 alla fine degli anni 70. Questo momento storico, specialmente in Italia, ha avuto chiaramente un impatto nel nostro modo di intendere l'architettura. Queste immagini che vi presento, per esempio, sono due riviste, Controspazio e Contropiano, dove nel Controspazio, una rivista d'architettura diretta da Paolo Portoghesi, Contropiano invece una rivista, diciamo così, di filosofia e di politica, che in qualche modo hanno, diciamo così, un dialogo non soltanto per la questione del titolo, ma anche per i personaggi che hanno partecipato. Per esempio, nell'elenco degli autori di Contropiano, sulla destra si legge il nome di Manfredo Tafuri, che è uno storico dell'architettura, che in quel momento, diciamo così, era interessato a comprendere le relazioni tra architettura e politica. Mentre la copertina di Controspazio presenta un disegno che è abbastanza, diciamo, riconoscibile, che è un disegno autografo di Aldo Rossi. Specialmente il numero di Controspazio è stato per noi abbastanza importante perché in questo numero c'è un articolo di Ezio Bonfanti, che è uno storico dell'architettura italiana, purtroppo scomparso prematuramente, molto giovane, ma che nella sua breve carriera, attraverso una serie di articoli, ha, diciamo, chiaramente mostrato il suo apporto alla critica dell'architettura e alla storia dell'architettura, specialmente nei confronti di Aldo Rossi e del gruppo dei BBPR e di Ernesto Nathan Roger, di cui curò una straordinaria monografia. Ma in questo numero di Controspazio, Ezio Bonfanti presenta il lavoro di Aldo Rossi e lo presenta in un modo molto particolare. Questo articolo, in qualche modo, che racconta una serie di progetti di Aldo Rossi, definisce da lì a poco una teoria che in qualche modo Aldo Rossi stava cercando attraverso i suoi primissimi progetti impostare. Questa invece è una serie di altre riviste, appunto Abitare, Casabella, Domus, che anche queste erano state scoperte da noi nei primissimi anni dell'università, e nella copertina centrale, per esempio, quella di Casabella, che presenta questo gruppo di architetti che in questo caso erano uniti tra di loro con il gruppo nominato Global Tools, è in qualche modo l'esperienza finale. Prima anche il professor Garofalo accennava a questo aspetto dell'architettura radicale. Ecco, questo, diciamo così, è l'universo che emerge da circa 10 anni di lavoro che vanno tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70, e questo numero di Casabella è una sorta di celebrazione di questo straordinario lavoro. Ecco, anche l'architettura radicale, soprattutto nel lavoro di Andrea Branzi e lo studio Archizoom, o Adolfo Natalini
Cristiano Toraldo di Francia e Gian Piero Frassinelli e Superstudio, ma anche Alessandro Mendini, ma anche Gianni Pettana e altri in qualche modo definiscono questa straordinaria generazione a cui noi abbiamo fatto molto riferimento. Questi sono appunto gli altri scritti di Bonfanti di cui. Quello di cui, questo per esempio è una prima immagine che vi mostro, è un concorso che noi abbiamo fatto in Svizzera, a Mendrisio, per un edificio, un piccolo edificio industriale. Questo articolo, mi piacerebbe tornare indietro velocemente a questo articolo di Bonfanti. Questo articolo di Bonfanti racconta il lavoro di Aldo Rossi come fossero, andando a osservare proprio i progetti piuttosto che gli scritti. Aldo Rossi era già abbastanza noto perché partecipava alla redazione di Casabella, aveva già fatto dei testi, anche se lui molto giovane, già molto importanti, ma Bonfanti cerca di capire la sua teoria andando a osservare i suoi progetti, cioè non cerca di capire la sua teoria andando a osservare le sue teorie che venivano spiegate nei testi, ma cerca di capire la sua teoria nei suoi progetti, come se volesse svelare la possibilità di una teoria della progettazione. E attraverso una serie di analisi che fa sul lavoro di Aldo Rossi, che in quel momento utilizzava in maniera quasi ossessiva una serie di forme geometriche, una serie, diciamo così, di relazioni che queste forme geometriche costruivano, descrive in questo testo come se Aldo Rossi usasse costantemente dei pezzi e delle parti, sempre le stesse, attraverso questi elementi riusciva a costituire di volta in volta soluzioni progettuali differenti. A un certo punto del nostro lavoro, anche sicuramente grazie a questo articolo, abbiamo voluto fare questo esperimento, cioè abbiamo voluto iniziare a rileggere i nostri progetti in questo senso, cioè cercando di comprendere se esistevano delle analogie, se esistevano delle modalità simili nelle varie nei vari nei, appunto nei, nei, nei vari progetti sviluppati, che possono essere appunto partecipazione a dei concorsi, delle installazioni, delle vere e proprie realizzazioni, oppure appunto degli arredamenti o appunto partecipazione installazioni per le partecipazioni a delle mostre e quant'altro. Questo, diciamo così, ci ha permesso un po' di comprendere anche, diciamo così, una serie di questioni legate al nostro modo di lavorare. E in effetti, diciamo così, abbiamo riconosciuto questa cosa qua. Per esempio, lavoriamo spesso su quest'idea di costruire un perimetro e occupare questo perimetro attraverso una serie di elementi. Cerchiamo sempre di in qualche modo raggiungere un'idea di complessità attraverso una sommatoria degli elementi, dove questi elementi in realtà invece sono sempre molto semplici, molto evidenti, molto uniformi nei loro materiali, nei loro colori. Questo deriva da un ragionamento che abbiamo fatto diverse volte nella produzione di un progetto, e appunto ed è legato all'idea di complessità. Cioè, noi raggiungiamo la complessità attraverso la sommatoria di elementi semplici, come accade per esempio in alcuni lavori pittorici nelle nature morte. La natura morta, un'immagine che credo voi tutti conosciate nella sua tradizione storica e contemporanea, è il più delle volte un piatto, un tavolo, un tavolino sopra la quale sono appoggiati oggetti decisamente consueti e conosciuti come una bottiglia, un vaso, una serie di vasi, un vaso con i fiori, un libro, una scatola, oggetti che noi conosciamo, di cui riconosciamo il valore, la loro plasticità, la loro matericità e quant'altro. La natura morta però in qualche modo è qualcosa di più di osservare qualcosa che noi conosciamo, perché nella natura morta l'autore, l'artista è in grado attraverso la posizione di questi oggetti di costituire un'immagine nuova, un'immagine sempre diversa. Ci sono artisti che hanno passato la loro intera vita nella produzione di nature morte. Per esempio Morandi, che è uno straordinario pittore e incredibile incisore, fondamentalmente è riconosciuto a livello mondiale, quindi non stiamo neanche parlando di autori minori. In modo ossessivo, completamente dedicato la sua carriera a questa cosa qui, quasi a cercare di scoprire quali
fossero le regole dietro il posizionamento di questi elementi. Queste regole dietro il posizionamento costituisce una tensione, costituisce appunto un'idea dell'immagine. Quello che noi cerchiamo di fare attraverso questa cosa qua, che è anche un po' il titolo della lezione di oggi, è costruire attraverso questo assemblaggio, attraverso questa composizione, attraverso questa appunto natura morta, in questo senso legata allo spazio architettonico, un'idea di architettura. E la nostra idea di architettura io credo sia anche abbastanza esplicita, molto evidente e semplice, ed è costituita da una serie di regole. Noi non siamo dei, diciamo così, non possiamo affermare che il nostro lavoro sia un lavoro di natura teorica, anche se appunto ci dedichiamo allo studio teorico. Però una cosa che credo che sia, dal mio punto di vista, importante è che non è appunto una produzione architettonica, noi ne abbiamo costituito una teoria, però il credere di poter in qualche modo raggiungere o visualizzare un'idea di architettura può corrispondere a una teoria della progettazione, nel senso che dietro i questo è un aspetto abbastanza delicato che va specificato. Che cosa si intende per una teoria? È molto semplice. Che cosa si intende per una teoria della progettazione? Per una teoria della progettazione io intendo questo aspetto qui, cioè a che cosa serve una teoria della progettazione? Una teoria della progettazione può servire al progetto in alcuni momenti, quando tu ti trovi in difficoltà e il progetto in qualche modo non riesce a essere ulteriormente sviluppato, quindi tu hai una problematica di fronte a un bivio, la teoria della progettazione è quel sistema di conoscenza e quel sistema di estetico, di idee, che ti permette di superare quel problema, che ti permette in qualche modo di trovare la soluzione a una questione appunto legata al progetto stesso, che non si allontana appunto come una teoria astratta, ma è qualcosa di anche molto preciso e utilizzabile. Detto questo, mi piacerebbe ora entrare velocemente invece nell'universo estetico che questo approccio cerca di raggiungere. Non scenderò nei particolari dei progetti, mi piacerebbe piuttosto ragionare sul livello generale, su un approccio, diciamo appunto, più ampio. Questo progetto, per esempio, appunto, tornando indietro, possiamo discutere di questo progetto attraverso una serie di elementi. Il primo, appunto, è la costruzione visiva. Queste sono delle immagini che non sono esattamente, appunto, dei rendering, sono possiamo definirle una sorta di illustrazioni, sono però dei veri e propri disegni. Noi non è, per esempio, appunto, un rendering dove noi utilizziamo una telecamera, abbiamo un modello 3D davanti, iniziamo a far girare il modello 3D fino a che non troviamo il punto di vista corretto. È piuttosto il contrario, ed è per questo che ci interessa. Qui noi volevamo raggiungere questo disegno qui, che ha anche una serie di proporzioni legate all'immagine stessa. Non so, l'immagine più o meno è divisa in quattro fasce, il progetto occupa tre parti sinistre, c'è una parte vuota a destra, cioè l'immagine contiene anche delle regole legate appunto, per esempio, per regole che noi possiamo applicare alla fotografia. In questo senso ci fidiamo meno del rendering, proprio per questa cosa qui, perché il rendering non è qualche cosa che tu progetti, ma è qualche cosa che tu scopri all'interno di un software che ha tutta una serie di regole prestabilite, che per esempio se io utilizzo 3D Studio del 1999 otterrò un'immagine che è molto diversa se utilizzo Maya del 2006, perché chiaramente la tecnologia si è evoluta e questa evoluzione ne cambia appunto l'aspetto estetico finale. Ecco, questa cosa qui, se invece tu utilizzi il collage o utilizzi in qualche modo l'illustrazione, in qualche modo scompare, perché tu sei l'arte. Questa immagine, per esempio, per essere stata prodotta noi credo abbiamo utilizzato 3 o 4 software. E quindi, diciamo così, l'immagine stessa è slegata dallo strumento. Diciamo, sei tu autore piuttosto invece intenzionato a dire delle cose e a progettare l'immagine che secondo te è in grado di farlo. Per esempio, io credo che per fare questa immagine noi abbiamo utilizzato Rhino per la modellazione 3D, poi abbiamo
schiacciato il modello 3D, siamo passati su AutoCAD, ripulito l'immagine su AutoCAD, poi da AutoCAD siamo andati su Illustrator e utilizzato per mettere i colori, poi da Illustrator, una volta che l'immagine è stata finita, siamo andati su Photoshop per aggiungere un certo livello di grana. Questa immagine, diciamo così, dal nostro punto di vista è un progetto. Quindi per fare ponte tra progetto e rappresentazione e che cosa significa per noi rappresentare, ecco, questo progetto noi abbiamo voluto sperimentare questa cosa qua. E per farlo abbiamo dovuto utilizzare una serie di dispositivi, una serie di software. Non siamo stati in qualche modo appunto chiamati o vincolati a utilizzare una regola precisa. Però questa immagine, oltre, diciamo così, al suo aspetto estetico, è strumentale per dire invece una serie di cose che sono legate appunto alla nostra idea di architettura. Per esempio, l'uso di pezzi e di parti, come appunto definiva Bonfanti nel lavoro di Aldo Rossi. Cioè, ogni elemento è chiaramente riconoscibile. Il muro è un muro ed è blu, ed è alto di una certa quantità. Sporge una piccola mensola sui lati di un tot, davanti di un altro. Questa mensola circonda il progetto perché? Perché c'è tutta una serie di ragionamenti che sono legati al rapporto che il progetto ha, per esempio, col contesto urbano. Noi volevamo che la facciata fosse in qualche modo un elemento di generosità rispetto alla città, quindi la possibilità di un passaggio, quindi l'edificio occupa uno spazio, ma dona alla città anche una sorta di microinfrastruttura che ti permette di abitarla, anche se tu magari non vuoi entrare nell'edificio. Però allo stesso tempo questo muro vuole proteggere questo spazio interno dove accadono delle lavorazioni particolari. Però questo muro non vuole nascondere il contenuto di quello che c'è dentro. Quindi è basso sufficientemente per far emergere una serie di volumi. Tutti questi volumi hanno ognuna una funzione specifica. Quindi l'architettura e il programma si scompone in una serie di elementi e questi elementi sono come in una natura morta, giustapposti su un piano, a comporre una figura. E questa figura, chiaramente per necessità di una tensione tra le parti, di proporzioni, deve in qualche modo rispondere a una serie di regole. Per esempio l'esploso assonometrico, che è un altro strumento che noi utilizziamo, in questo caso in bianco e nero, perché non abbiamo necessità di osservare la sua matricità, ma piuttosto siamo interessati a comprendere le regole nascoste di questa ipotetica composizione. È un altro strumento che noi utilizziamo, l'assonometria, pur rappresentando tridimensionalmente l'architettura, è pur sempre uno strumento di misura. Cioè nell'assonometria l'altezza è sempre l'altezza, la larghezza è sempre la larghezza. Non è come nella vista, dove in qualche modo la prospettiva annulla alcune misure perché appunto calate nel mondo reale si fondono con le condizioni del suo contesto. L'assonometria è assolutamente un luogo astratto, è al pari di una pianta, di una sezione, è al pari appunto di una planimetria, cioè è ancora un disegno architettonico tecnico che ci permette di controllare il progetto. La vista è già qualcosa di oltre, di distante, la vista è già la rappresentazione di tutta una serie di meccanismi che hanno portato alla produzione di quella. Anche, diciamo così, l'illustrazione non è un modo poi per fuggire, diciamo così, alla realtà, perché poi l'utilizzo per esempio del dettaglio, in questo caso addirittura un'illustrazione con le ombre, dove quindi appunto la tridimensionalità è molto curata, ma c'è anche appunto questa idea della trasparenza. L'illustrazione in questo senso non vuole fuggire dalla realtà, ma ci vuole far apprezzare però il progetto per le sue intenzioni profonde, senza dover in qualche modo appunto entrare in una vera e propria simulazione. Questo invece è un altro progetto sempre per un concorso in Svizzera. Questo dei concorsi è un altro argomento che credo sia abbastanza importante poi magari discutere. Perché appunto il concorso è uno tra i pochi strumenti che da professionisti noi abbiamo per entrare appunto nel mondo del lavoro, ma anche per immaginare la produzione della città, un'architettura appunto di natura pubblica. Voi sapete che esistono dei regolamenti internazionali, un architetto se vuole accedere a un incarico di natura pubblica deve fare i concorsi. Il concorso quindi in questo senso secondo me lo possiamo leggere come un
un'opportunità che, diciamo così, si muove su due livelli. Il primo livello, vabbè, appunto, è una modalità con cui noi andiamo a cercare lavoro, ma è una modalità con cui andiamo a cercare lavoro molto specifica, perché appunto il lavoro che andremo a trovare è un lavoro pubblico, è un lavoro che ha una immediata ricaduta nel mondo pubblico e quindi nella città, cosa che chiaramente per noi, ma per moltissimi architetti è fondamentale. Ma allo stesso tempo il concorso è un modo per imparare, per sperimentare. Io non ho mai contato quanti concorsi ho fatto nella mia vita, ma devo essere onesto, credo che abbiamo avuto per molti anni una media di 10 concorsi l'anno, quindi è stato veramente un banco di prova importante che ci ha permesso di costruire anche il nostro portfolio e in questo senso costituire la nostra idea di architettura. Anche in questo caso l'idea era appunto quella di scomporre il programma, come si vede in questa sommetria, come si vede poi nel prospetto, nella sezione e nell'immagine finale. Scomporre il programma in una serie di elementi. Ogni elemento costituisce una delle parti funzionali. Questo era un programma veramente molto complesso. L'edificio di destra è una casa per lo studente, questa torre blu al centro è un piccolo albergo, i tre elementi subito dietro sono una sorta di centro culturale dove si passa da attività molto differenti, che gallerie d'arte, teatro e quant'altro. Nella sezione si può apprezzare nella parte, nell'immagine della sezione, diciamo disegno sulla base, il volume centrale in realtà non è altro che un grande vuoto, una sorta di enorme foyer che diventa il dispositivo attraverso il quale accedere alle diverse funzioni che i volumi laterali contengono. Ed era un po' quest'idea di avere uno spazio completamente vuoto che permettesse invece di passare da una funzione all'altra senza diciamo così, nessun tipo di interruzione. Questo invece, tornando al tema della scuola, è qui, diciamo, un'altra modalità completamente diversa. Anche in questo caso, torno leggermente indietro, anche in questo caso, diciamo così, il tipo di immagine è completamente differente. Questo non possiamo neanche dire che è un'illustrazione. Non è esattamente un rendering, ma non è un'illustrazione. In questo caso, dal nostro punto di vista, l'aspetto materico che questi volumi volevano esprimere non poteva essere espresso in un'illustrazione, come nel caso del concorso di Mendrisio, e quindi qui in realtà diciamo che questo è un po' un ibrido tra una sorta di rendering, un collage, ma anche qui abbiamo utilizzato, credo, diversi software per raggiungere l'immagine finale. E anche qui la complessità delle forme necessitava un certo controllo della produzione dell'immagine, quindi una serie di proporzioni che in qualche modo l'immagine doveva raccontare. Prima mi ha molto divertito sentire Luca raccontare a una studentessa, ora non ricordo il nome, perdonatemi, che si poteva barare, cioè che si poteva falsificare qualche cosa. Ecco, molte delle nostre immagini sono pressoché false. Non corrispondono esattamente al progetto, ma corrispondono appunto piuttosto all'intenzione di quell'immagine. A che cosa vogliamo rappresentare attraverso quell'immagine? Perché i disegni che poi invece sono veri e sono necessari sono altri tipi di disegni, sono quelli che serviranno, non so, appunto all'allestitore a costruire l'allestimento, all'operaio a costruire l'opera e quant'altro. Però cioè, esiste un momento nel quale il disegno, tra virgolette, ha un certo grado di libertà, alcuni la chiamano autonomia, un certo grado di libertà perché è importante che venga raccontato qualche cosa, perché quel qualche cosa è fondamentale per comprendere il valore del progetto stesso. Per esempio, questo invece è un concorso per una scuola. Nelle Marche, in un piccolo paesino, di cui purtroppo al momento non ricordo il nome, perdonatemi, ma questa immagine è completamente falsa. Può sembrare, diciamo così, un modello, quindi un grosso plastico fotografato, ma nella realtà, diciamo così, è una sorta di scena teatrale, una quinta. Noi abbiamo semplicemente realizzato come delle facciate, ma senza un volume dietro,
Poi vedremo altre viste di questo progetto dove abbiamo ruotato queste facciate affinché appunto la condizione fosse completamente appunto raccontata e definita. E qui è proprio su quest'idea di diciamo così, quasi appunto teatrale, il progetto stesso che anche in questo caso utilizza questa strategia degli elementi separati, in qualche modo anziché produrre un grosso edificio capace di contenere tutto il programma, siccome questa era una scuola che aveva un programma molto particolare perché era una scuola agraria, a noi interessava utilizzare l'otto come fosse un grosso campo agricolo e avevamo il problema che l'architettura l'avrebbe in qualche modo occupato. Allora, nel tentativo, e poi aveva anche una particolare orografia, nel senso che era un lotto che aveva su diverse quote, quindi un edificio unico avrebbe comunque avuto anche una complessità nell'essere posto in un luogo in discesa o terrazzato. Allora noi abbiamo scomposto anche in questo caso qua il programma della scuola, lo abbiamo scomposto in forme molto semplici ma molto caratterizzate e caratterizzanti, quindi con dei materiali e dei colori molto evidenti, e poi c'era un piccolo ponte che ne connetteva alcune parti e che diventava anche una sorta di pensilina perché era un ponte sopraelevato dove si poteva accedere direttamente alle varie ulteriori funzioni della scuola, ma si poteva anche camminare al di sotto, e la scuola, in qualche modo questi edifici sono al pari di alcuni campi agricoli che diventavano invece delle classi, in questo caso esterne, che amplificavano, no, la complessità del programma della scuola. È una scuola agraria e chiaramente esiste un tipo di nozione teorica che noi possiamo acquisire all'interno delle classi, ma esiste un tipo di nozione invece pratica che noi possiamo esperire, quindi comprendere semplicemente attraverso appunto una sperimentazione diretta, quindi l'atto della coltivazione stessa. E questa è un po' un'assonometria, in questo caso un'assonometria in bianco e nero, molto astratta, che fa vedere come i vari elementi in questo sistema di terrazzamenti e in questa divisione agricola molto elementare partecipano tra di loro, no, nel comporre questa nuova e ulteriore natura morta. Ogni oggetto è un carattere. Un'altra metafora che possiamo utilizzare oltre alla natura morta, che a me piace molto utilizzare, è la foto di famiglia. I nostri progetti in fondo sono tante volte una foto di famiglia, e con foto di famiglia, diciamo, perché si utilizza questo diciamo così, questa metafora, questa figura? Perché la foto di famiglia appunto è quell'immagine nella quale tu comprendi un'unità, un gruppo di persone che partecipa alla stessa vita, la famiglia, dove ognuno dei caratteri, ognuno delle figure, diciamo così, gioca un ruolo molto definito. E il fotografo sicuramente quando fa questa foto di famiglia non gli dice mettetevi lì che ora scatto, ma perderà molto tempo nel comporla questa foto di famiglia. Perché quell'immagine, che probabilmente quella famiglia ha anche in forma naturale, è un'immagine in parte anche appunto costruita. È un'immagine che intende raccontare cosa è quella famiglia e che valore quella famiglia ha. E quindi c'è il bambino basso messo nell'angolo col dito nel naso, perché lui ha quel genere di carattere, il padre autoritario accanto alla madre al centro, perché loro giocano quel ruolo. Quindi in qualche modo i nostri progetti sono tante foto di famiglia, e questa cosa qui ci permette di comprendere il fatto che ogni elemento che partecipa a questa foto di famiglia deve essere evidente, deve essere chiaro, e non può avere la complessità dell'immagine totale. Un altro esempio che possiamo fare è questa cosa qui. Se io costituissi un mondo di elementi complessi, raggiungerei un'immagine quasi omogenea, cioè dove tutto ha un certo grado di complessità. Esiste una teoria che è evidente in un video di un gruppo di artisti e designer che sono Charles e Ray Ames, che furono incaricati da IBM di produrre un video che si chiama Power of Ten, nella quale loro dovevano spiegare un aspetto molto complesso ma essenziale ed evidente allo stesso tempo. E la complessità che il corpo umano ha al suo interno è al pari della complessità dell'universo. Cioè, loro in Power of Ten dimostrano il fatto che quando entriamo nel discorso della complessità, e io complessità
utilizzo questo termine perché la città è la metafora di questa complessità e l'architettura è un abitante della città. Quando noi entriamo all'interno della stanza della complessità, non esiste una cosa più complessa di un'altra. Appunto, l'universo che ci avvolge non è più complesso di quello che noi possiamo trovare facendo una semplice indagine, non so, del nostro braccio, entrare con una telecamera all'interno dei tessuti del nostro corpo e scoprire che cosa c'è lì dentro. Ecco, il livello di complessità del nostro corpo non è inferiore al livello di complessità del mondo. Con questa scoperta noi ci rendiamo conto del fatto che non esiste una cosa più complessa di un'altra. Una cosa, diciamo così ora in modo molto superficiale, o è semplice o è complessa. E quando si entra in questo luogo della complessità dobbiamo essere in grado di trovare gli strumenti per governare in qualche modo questa condizione. I nostri progetti, dal mio punto di vista, che in qualche modo raggiungono alcune volte un'immagine complessa, perché sono sempre fatti da elementi semplici, perché se fossero fatti da elementi complessi, cioè se ogni elemento avesse il suo grado di complessità, quasi si raggiungerebbe un'immagine omogenea. Non so se mi sono spiegato. Quindi, in questo senso, è importante che i caratteri che fanno parte di questa foto di famiglia siano molto evidenti, molto precisi, molto espliciti, in modo tale da poter essere riconosciuti. Quindi l'immagine finale è molto complessa, ma io riconosco gli elementi che hanno portato a questa definizione finale. Quindi una serie di schemi. Chiaramente ogni progetto poi è studiato fino all'ultimo dettaglio, dove tutti i passaggi, gli ingressi, l'organizzazione, la qualità delle superfici e quant'altro. E queste sono altre immagini che partecipano a questa sorta di piccolo teatrino, dove è quasi tutto finto, nel senso che appunto quell'immagine, nell'immagine di sinistra, quella facciata blu è la stessa che abbiamo visto prima, oppure nell'immagine di destra, quella facciata blu è sempre la stessa. Quindi non esiste questo plastico è una serie di scenografie che noi abbiamo mosso costantemente su un tavolo e poi fotografato. C'è un altro discorso, anche questi sono dei modelli. Ma non sono, diciamo, lo stesso modello del modello generale, perché sono dei modelli che descrivono gli interni. Sono due scatole, anche queste diverse una dall'altra, dove invece andando a costruire libretto per libretto, libreria per libreria, sedia per sedia, cercano di definire le qualità di questo spazio. Questi sono, credo, in scala 1 a 20, hanno delle scatole molto molto grandi. Un consiglio generale, quando si vuole fotografare un modello, più il modello grande è, anche se privo di dettagli, più l'immagine verrà fotografata bene. È più difficile fotografare un piccolo modello che una grande scatola. Questo è un piccolo allestimento per il nostro campo, un altro allestimento, anche qui quest'idea di pezzi e di parti permane. E questo invece è un altro concorso, diciamo, per noi è stato molto, molto, è stato abbastanza importante. Questo è un concorso per un museo a Cipro, dove c'era il bando, chiedeva di in qualche modo trasformare una grande area vuota in un museo. E c'era un problema di natura qui, veramente legato alla condizione della città. Il programma che il bando richiedeva era incredibile, vasto. Se noi avessimo realizzato un solo edificio, questo edificio sarebbe stato completamente sproporzionato rispetto al contesto urbano che lo avvolgeva. Poi c'era questo desiderio di trasformare l'area in un bosco, quindi che il museo non fosse un museo, un oggetto urbano poggiato lì, ma il museo facesse parte di qualcosa di più ampio, di più generoso, possiamo dire, anche nei confronti della città stessa. E quindi qui l'idea è nuovamente scomporre il programma del museo, quasi a costituire degli archetipi, quindi la torre, che è l'elemento moderno, è in qualche modo questa la pianta, l'assonometria, non so quanto si riesce a percepire con questi disegni a fil di ferro, ma quest'idea che questo triangolo, che era il lotto, diventasse un enorme bosco. In questo lotto già persistevano degli edifici che noi abbiamo riutilizzato, e poi da questo bosco invece emergono questi oggetti che appunto come degli archetipi definiscono la possibile ripartizione programmata di un museo d'arte contemporanea. Quindi torre, appunto, moderno, sono le esibizioni temporanee, invece questo oggetto che proviene dal passato, quasi alle origini dell'idea di architettura, è l'archivio del grande museo,
L'edificio tondo invece è un edificio legato agli uffici, quella è una classica forma che viene utilizzata nella costruzione appunto di alcuni uffici, questo oggetto moderno, trasparente di vetro con questo giardino al centro. La stecca invece, che è un elemento più quasi industriale, era il luogo dove venivano, si immaginava che sarebbero state ristrutturate, recuperate, restaurate le opere che il museo conteneva. Perché questo museo è una sorta di museo della storia, quindi una sorta di museo di antropologia, non soltanto appunto legato alle arti contemporanee. C'era questa idea da parte del programma di farlo diventare una sorta di macchina in grado di archiviare, mostrare, ma anche appunto restaurare e recuperare tutto il patrimonio storico. La punta del Grande Triangolo diventa invece pavimentata perché vuole unirsi al contesto urbano della città, a una via, quindi diventare un vero e proprio spazio pubblico. Questa invece è la parte interrata, che gioca un ruolo fondamentale perché permette anche l'unione di questi vari pezzi e poi la possibilità di un grande parcheggio, tutta una serie di altri elementi che il programma richiedeva, chiaramente anche qui ulteriori livelli legati appunto all'archivio e agli spazi appunto necessari al funzionamento finale. E qui in qualche modo viene raccontata questa sequenza di archetipi, dove invece gli edifici uno per uno vengono scomposti, ogni edificio ha una propria matericità, una propria tecnologia, una propria capacità di espressione. E questo modello, per farvi capire, è un modello che è grande circa 3 metri e mezzo per 3 metri e mezzo ed è utilizzato fondamentalmente, noi li chiamiamo paper model, modelli di carta, è un modello, diciamo così, che se uno lo vede da vivo è veramente brutto, perché non ha nessun tipo di qualità, ma invece è un modello proprio pensato per essere fotografato. Poi è stato buttato, anche perché non avremmo mai avuto la possibilità di ospitare e mantenere nel tempo un oggetto così grande. Però serviva questa grandezza proprio perché il progetto, non avendo un particolare livello di dettaglio, nel rapporto fotografico aveva la necessità invece di raggiungere una certa dimensione. E siccome volevamo aggiungere un certo dettaglio, sarebbe stato per esempio le macchine, i lampioni, una certa tessitura delle pavimentazioni, un certo modo di intendere la natura, quest'idea di questi, anche padi, questi grandi pati che entrano all'interno del sistema sotterraneo per far emergere ulteriori funzioni nascoste e quant'altro, ci serviva raccontare questa dimensione. E poi perché, come spesso accade, facciamo dei video. Facciamo dei video con questi modelli, utilizzando il telefonino, entriamo dentro questi modelli. Ora, giusto per, abbiamo una pagina YouTube dove noi raccogliamo tutti questi video, quindi vi invito ad andarlo a vedere, 2APP Architettura su YouTube, sono raccolti una serie di questi piccoli video molto brevi dove utilizziamo questi modelli come ulteriore aspetto narrativo. Siccome nei concorsi chiaramente questi video non vengono presentati, di solito è un lavoro che noi facciamo subito dopo, ma per noi è abbastanza così importante da produrre. Qui arriviamo, diciamo così, a un progetto a cui accennava Luca. Luca, perdonami, quanto credi debba durare l'intervento? Continua. Ok. Allora passo a un altro PDF dove il lavoro del padiglione è stato raccontato in modo più approfondito. Ed è una storia, secondo me questa è una storia che in qualche modo completa perfettamente diciamo così, la fisionomia della nostra idea di architettura e di come noi portiamo avanti il lavoro. Quindi, intanto una piccola premessa. Noi siamo degli architetti, io mi considero un architetto e un professionista. Io ho uno studio professionale con il quale appunto ristrutturo case, faccio allestimenti per musei e gallerie, realizzo piccoli edifici se necessario, se possibile, partecipo a concorsi come molti degli architetti in Italia. Parallelamente, però, diciamo così, come avevo forse anche introdotto, ho partecipato a progetti di natura editoriale. Sono stato fondatore insieme ad altri architetti, tra cui appunto anche Luca,
di una galleria d'architettura qui a Roma, che ha avuto un programma di circa 5 anni, dove abbiamo fatto cose molto differenti, quindi organizzato conferenze, curato piccole mostre e fondamentalmente anche organizzato, curato dei workshop. Questo aspetto dell'insegnamento è sempre molto importante. Poi sono un docente di architettura, attualmente insegno al Royal College of Art di Londra da circa 3 anni, ma ho avuto tante esperienze anche in università americane qui a Roma, dove ho pieno di programmi, università italiane e quant'altro. E ho fatto molti workshop anche, quindi diciamo così, esperienze anche abbastanza brevi. Questa è un po' la fisionomia, no? Non sono esattamente, diciamo così, come l'ho inteso oggi, diciamo così, un puro professionista, però diciamo così, è un'idea appunto di come io intendo l'architettura. Questo che cosa significa? Che noi intendiamo nello studio dell'architettura come una disciplina che è prodotta da tante cose e ogni cosa è architettura. Cioè io credo che un libro di architettura sia architettura, un progetto di architettura sia architettura, un articolo che parla di un progetto di architettura è architettura, un'immagine di architettura è quant'altro. Non esiste, diciamo così, una differenza, anche diciamo così, nel mondo della filosofia, per esempio, un filosofo scrive parte del pensiero filosofico, quando fa una conferenza fa parte del pensiero filosofico, quando insegna ai suoi studenti fa parte del pensiero filosofico. L'architettura è questa disciplina molto complessa che è composta da tante cose, appunto, la storia dell'architettura, la critica dell'architettura, la teoria dell'architettura, l'architettura, lo spazio architettonico e quant'altro. In questa, diciamo così, in questo ampio territorio, è evidente che nella sua ampiezza ti può anche distogliere spesso da alcune intenzioni, spostarti verso altre. Questo progetto, per esempio, di questo padiglione che ora vi sto parlando, ne tocca vedere che questa modalità comunque, diciamo così, è una polemica perché appunto non sono un accademico, ma sicuramente, diciamo così, molte della produzione del mio lavoro, no, corrisponde a una certa modalità con cui l'architettura viene interpretata. Ed è molto semplice. A un certo punto, noi siamo stati invitati a una biennale, era la biennale curata da David Chipperfield, il tema della biennale era Common Ground, e siamo stati invitati con il gruppo San Rocco, noi decidemmo di fare un'installazione sul tema della collaborazione, dove invitavamo una serie di autori a presentare dei progetti o fatti nella storia o fatti da loro con il tema della collaborazione. Quindi c'è chi ha presentato appunto un proprio progetto in collaborazione con un altro architetto, un altro autore, un altro artista. Invece non so chi ha presentato attraverso dei propri disegni, non so, una collaborazione. Ricordo per esempio il ristorante del Four Seasons di Philip Johnson nel grattacielo di Mies, insomma, tutta una serie di progetti. E noi eravamo chiamati a presentare due progetti. Uno era un lavoro sempre in collaborazione fatto con Andrea Branzi. Andrea Branzi è un architetto appunto legato al periodo dell'architettura radicale, con il quale noi abbiamo lavorato. È stato in qualche modo una sorta di maestro indiretto che poi abbiamo voluto conoscere. Abbiamo voluto in qualche modo entrare in contatto con lui e lavorare con lui e quindi progettare con lui. E abbiamo fatto questa cosa tante volte, eh. Noi abbiamo fatto una mostra a Londra all'Architectural Association con dei lavori in collaborazione con Giampiero Frassinelli. Abbiamo molto giovani fatto un concorso con Jona Friedman e poi abbiamo collaborato con molti della nostra generazione nel progetto San Rocco e poi abbiamo collaborato con un altro gruppo di architetti nella scuola in Afghanistan. Diciamo così, il tema della collaborazione, che è un tema fondamentale per un architetto, mai nessun architetto produrrà una cosa da solo, tutto è un lavoro di collaborazione, perché devi collaborare con l'impiantista, con l'ingegnere, con l'urbanista, con l'avvocato, con il politico per produrre un'architettura, ma a volte, diciamo così, la collaborazione non è soltanto un dispositivo, uno strumento appunto strumentale alla produzione di qualche cosa, ma può essere la collaborazione ancora, diciamo così, un momento di riflessione. E quindi noi abbiamo collaborato negli anni con questa intenzione. Collaborations, quindi, diciamo così, è quasi un tema, non è semplicemente un dato, un effetto di qualche cosa, ma è proprio un tema, diciamo così, di
di un'idea, ancora di un'idea di architettura, perché l'architettura, dal nostro punto di vista, è un sistema di conoscenze che deve essere necessariamente condiviso. E quindi la collaborazione è un primo passo per questa condivisione. L'architettura è una conoscenza comune. Ma a un certo punto a volte si può collaborare con delle persone che sono accanto a te, a cui tu puoi accedere facilmente, anche se sono di una generazione diversa, e hanno appunto un ruolo differente in quel momento rispetto alla vita pubblica dell'architettura, però esistono proprio dei sogni, no? Dei desideri, cioè degli architetti con cui tu avresti tanto voluto collaborare, ma purtroppo non sono più con noi in questo momento. E quindi nel mondo dell'arte è stato più volte fatto e vengono chiamate, diciamo così, collaborazioni impossibili. E questa in qualche modo è una collaborazione impossibile che noi facciamo con un autore molto caro, molto importante per noi, Ettore Sozzas. Vi invito in qualche modo, se non lo conoscete, a studiarlo approfonditamente, perché è stato un personaggio straordinario. Non saprei neanche come catalogarlo. È veramente, diciamo, un artista quasi rinascimentale, dove appunto la capacità dell'artista non era legata a una disciplina specifica, ma era legata a un sistema di sapere. Sozzas era uno straordinario designer, un incredibile inventore di riviste o dispositivi di diffusione della cultura, è stato un grande leader per gruppi di designer, come per esempio per il gruppo Memphis, è stato un bravissimo architetto, ha fatto delle case meravigliose, un bravissimo disegnatore e illustratore. Ci sono suoi libri, diciamo, che contengono migliaia e migliaia di disegni. Come designer è entrato in diverse discipline, la produzione di vasi, per esempio, il lavoro del vetro, per esempio, gioielli, oggetti di natura appunto industriale, ma invece anche produzione, diciamo, di design dal punto di vista artistico. Molti degli oggetti di Sozzas, diciamo così, non sono entrati in produzione, ma sono degli oggetti che oggi vivono una vita propria all'interno del sistema d'arte delle gallerie. È stato un bravissimo fotografo. Quindi, cioè, ed è uno scrittore meraviglioso. Recentemente sono state ripubblicate una serie di suoi articoli e sono stati portati alla luce una serie di antologie di suoi scritti che appunto superano incredibilmente, diciamo così, il limite dell'architetto e del designer, ma diciamo così, danno voce quasi appunto a una filosofia, a un pensiero che si lega proprio alla vita. Detto questo, quindi diciamo così, abbiamo molti motivi per cui i Sozzas è importante, diciamo, e non è semplicemente la natura estetica della sua produzione. Però c'è qualche cosa di incredibile poi anche nei suoi disegni, visto che noi siamo degli architetti, apprezziamo il disegno. E c'è un libro che si chiama 700 Drawings, che è una sorta di Bibbia, un vero oggetto, un mattone che noi spesso abbiamo sul tavolo quando iniziamo a progettare. E devo ammettere, spesso, diciamo così, apriamo in momenti indecifrati del processo progettuale, troviamo un'immagine e la copiamo e da lì produciamo un progetto nuovo e differente. Quindi possiamo dire che consideriamo questo libro quasi come un manuale, no? Dove per esempio c'è il manuale dell'architetto, che se devo fare un teatro devo andare a copiare delle cose che sono state stabilite, le distanze, i corridoi, la posizione delle sedie, e noi utilizziamo Sozzas a volte come un manuale. E un giorno ricordo che sfogliando questo libro, che ha talmente tanti disegni che ogni volta che lo apri scopri uno nuovo, abbiamo trovato questo disegno qui che abbiamo pensato fosse stato fatto da noi. Cioè abbiamo quasi in qualche modo riletto in questo disegno qualche cosa che ci apparteneva così tanto che quasi lo distaccavamo dal lavoro stesso di Sozzas. Ed è un disegno che Sozzas fa, tra l'altro, quasi diciamo così a fine carriera, perché è del 2003, alcuni anni dopo Sozzas muore. Ed è un disegno anche molto particolare, perché anche dal titolo, il titolo è Architettura Monumentale, è un disegno di una serie di disegni che lui fa per una mostra alla Galleria Antonio Iannone di Milano, che si chiamava Architettura Attenuata, dove lui presenta una serie di idee. Questi disegni che lui presenta non sono dei progetti, eh? Cioè non esiste nessun altro documento legato a questo oggetto nero che noi stiamo vedendo qua. Esiste solo questo disegno, che è un'assonometria.
Ed è un disegno particolare perché anche nel titolo noi non ne comprendiamo il significato, il programma o la funzione, perché architettura monumentale può significare tutto, ma può non significare nulla. È anche un po', diciamo così, una provocazione, perché sappiamo che Sozzas non intendeva l'architettura come qualcosa di monumentale. E poi se lo guardiamo è sbagliato, è un disegno sbagliato, è sbagliato nelle proporzioni. La porta, per esempio, è troppo bassa per le finestre. Non si capisce quanti piani contiene al suo interno, ma non si capisce neanche che cosa contiene. Il piano arancione entra dentro l'oggetto senza nessuna differenza. Non c'è una soglia. È come se l'oggetto fosse appoggiato su... Poi la linea di orizzonte dietro è sbagliata. È più bassa a sinistra e più alta a destra. Come se dietro non ci fosse un piano, ma fosse qualcosa di disconnesso. Oppure l'ombra. Tutto il campo di destra, ma è impossibile perché l'oggetto è entrato. Poi c'è una sorta di fondo bianco che sfuma, potrebbe essere il cielo, ma neanche questo è molto chiaro. Non si capisce che cos'è? Una casa? Non so, la tana per un topolino? La cuccia per un gatto? Oppure appunto una tomba? Poi anche la matericità è nero, ma è nero per l'ombra, ma poi è granuloso, no? Quindi può essere una superficie ruvida, qualche cosa di particolare. Comunque, tutto questo ti ha convinto a a presentare per la Biennale di Chipperfield questa collaborazione qui. Cioè, questo è l'apporto di Sozza, se tutto il resto è il nostro apporto. Questo volume, in fondo, è svelato, ma in parte, no? Vediamo solo due prospetti, ma cosa accade dietro? E poi, soprattutto, cosa c'è dentro? E allora, noi abbiamo deciso di abitarlo. La prima cosa che abbiamo fatto è l'abbiamo ridisegnato, cioè l'abbiamo preso e l'abbiamo calcato, quindi portato in un nuovo luogo, no? A fil di ferro, in bianco e nero. E poi abbiamo fatto una ricerca, no? E abbiamo trovato, in maniera anche fortunata, un documentario dove Sozzas a Filicudi, nella sua casa di Filicudi in Sicilia, di fronte a sta disegnando proprio questa cosa qui. Quindi l'abbiamo pensato, allora questo è una casa al mare, cioè come se anche in questa ricerca la storia di Sozzas. E allora poi abbiamo detto, l'unica cosa che noi possiamo fare è abitare l'interno. E l'unica cosa che noi possiamo fare è abitare l'interno con una struttura che sia sufficientemente distaccata, no? Dal progetto stesso di Sozzas. Quindi Sozzas costruisce l'involucro e noi abitiamo, comunque noi introduciamo una struttura che sia in grado di abitare questo luogo e che permetta a questo volume vuoto di essere abitato. Questa struttura è un oggetto indipendente che tocca l'involucro della cupola in alcuni punti, che in maniera reverenziale anche dialoga con questo sistema di aperture sproporzionato del volume stesso. E poi l'abbiamo ridisegnato ancora in tanti modi, in assonometria. Lo abbiamo aperto, indagato. Quindi il disegno è stato un vero strumento di indagine, non è solo la rappresentazione di quello che noi pensiamo, ma è anche il modo e lo strumento che ci permette di pensare qualche cosa. E poi abbiamo fatto un modello, e poi abbiamo cercato un suo contesto. Queste sono alcune foto di Antonio Tomanelli, che sulla spiaggia di Ostia, delle dune, fotografa questo oggetto, cercando di trovargli un contesto adatto, e poi abbiamo fatto dei collage, lo abbiamo indagato anche appunto da un altro punto di vista, e poi l'abbiamo presentato alla Biennale, questo è il tavolo di collaboration, insieme appunto ai tanti altri progetti, ai tanti altri esperimenti di collaborazione che venivano descritti in questo lungo tavolo. Poi, invece è accaduto che appunto Abdelkader Damani e Luca Calofaro, curatori della prima Biennale di Orléans, dal titolo Walking in Someone Else's Dream, cioè camminare all'interno dei sogni di qualcun altro, hanno trovato questo progetto ancora embrionale, ancora già come si fosse adatto, e ci hanno chiesto di costruire a partire da questo progetto invece non una casa, ma un campo di dispositivo che sia in grado in qualche modo di ospitare e collezionare delle
delle ossessioni, no? Delle collezioni, degli atlanti. Allora abbiamo preso un'immagine famosa, appunto, di una edizione di appunto, un Cabinet of Curiosity, una cabina delle curiosità, dove l'abbiamo popolata di questo nuovo frame giallo, che è questo oggetto che vive lo spazio di Sossas. Ci hanno chiesto di costruire un padiglione temporaneo per la Biennale di fronte alla Biblioteca Orléans nei mesi della Biennale stessa e poi di portarlo nel Parc Floréal, che sarebbe il giardino botanico della città di Orléans, che ha già una tradizione di padiglioni, dove ci sono già altri padiglioni realizzati da architetti, ce n'è uno meraviglioso appunto di Jean Prouvé, ma molti altri. E quindi e questo padiglione entra invece dal padiglione temporaneo al padiglione permanente come estensione del museo del Parc Floréal. E quindi cambia proporzione, chiaramente il progetto poi deve entrare qui nella natura tecnica della cosa, quindi trovare la tecnologia, come facciamo questo nero, che materiale sarà, bla bla bla, e diventa un vero e proprio progetto di pittura. Questo è un altro modello che noi abbiamo realizzato, dove invece cerchiamo di indagare il padiglione nuovo, ma anche la prima collezione di opere che viene ospitata all'interno, che è una nostra installazione che il curatore ci chiede di fare, cioè ci chiede di fare la prima Cabinet Of Curiosity, cioè di allestirlo con questa collezione di ossessioni nostre. Ma siccome noi non siamo dei collezionisti di oggetti, anziché collezionarlo con oggetti, l'abbiamo riempito di immagini che invece rappresentano le nostre ossessioni, che sono 36 immagini, che è un lavoro, diciamo, tra virgolette, artistico parallelo e che noi abbiamo fatto in occasione della Biennale, che in qualche modo è stato esposto per la prima volta alla Biennale stessa. Questo è il padiglione nella città con la collezione di immagini all'interno. Questa è una serie di disegni tecnici che vi ho voluto far vedere perché, appunto, il nostro modo di rappresentare non è semplicemente un modo astratto che fugge dalla realtà, ma è anche chiaramente una componente fondamentale del nostro lavoro quotidiano come architetti. Questa è la tecnologia che abbiamo utilizzato, che è una tecnologia in legno perché serviva di montarlo e smontarlo, ricostruirlo altrove. Quindi, il legno sicuramente era una tecnologia importante. Queste sono le fasi di lavorazione, è stato molto divertente e appassionante seguire questo cantiere. E questo invece è il progetto interno con i 36 disegni. Questo è un modello 1 a 20 dove noi testiamo questi 36 disegni nella palette di colori e che ci sta per me. E questa invece è un'immagine della realtà che non è tanto distante, voglio dire. Noi cerchiamo sempre di, anche se le immagini che noi produciamo sono molto astratte, cerchiamo sempre di avvicinarci il più possibile al risultato finale, non c'è una grande differenza, devo dire. Che cosa sono poi questi 36 disegni? Questi 36 disegni sono fondamentalmente le 36 cose che per noi nel momento dell'invito alla Biennale erano importanti, che stavamo discutendo, che avevamo discusso, che erano sul nostro tavolo, che ci erano servite per fare altri progetti. Quindi, diciamo così, sono delle 36 ossessioni che possiamo dire in quel momento costituivano la nostra idea di architettura. E sono ossessioni che non sono solo architetture, appunto queste sono i superbox di Sozzos. Questo, diciamo così, è un'idea, diciamo così, ancestrale, all'inizio, diciamo così, del mondo, è la Torre di Babele, diciamo così, un archetipo dell'idea di architettura, dell'idea di città, dell'idea di convivenza. Questo, per esempio, è un oggetto di design realizzato, che è un bellissimo oggetto poco conosciuto di Gaio Lenti, il rimorchiatore. O questo, invece, è un palazzo straordinario che tutti quanti voi conoscete, che è un'opera realizzata dell'Alberti, il Palazzo Rucellai a Firenze. Ecco, la nostra idea di architettura è un'idea di architettura che non ha tempo, che non ha una cronologia. È un'idea di architettura che non è fatta da architetture, o a volte è fatta da oggetti di design, da opere d'arte stessa. Ora non ho tutta la collezione dei 36 disegni qui con me da mostrarvi, ma diciamo così, ci sono dipinti, opere di architettura che non esistono più perché sono state distrutte, ma permane la loro idea. Opere di architettura che non sono state mai realizzate, forse non sono mai esistite, come appunto la Torre di Babele, oggetti di design che sono entrati in produzione, come il rimorchiatore di Gaio Lenti, oggetti di design che non hanno mai preso vita, come i superbox di Sozzos. Questa, in qualche modo, diciamo così, è l'idea di architettura. E siccome volevamo appunto rappresentarlo in un mondo
che fosse in grado di legare questi oggetti distanti tra di loro nel tempo, nelle volontà, negli autori. Abbiamo immaginato che ridisegnarli, sempre utilizzando una strategia precisa, che in questo caso era utilizzare dei disegni misurabili, quindi o piante, o prospetti, o assonometrie, quindi oggetti che noi, immagini che potevamo controllare, costruendo una nuova palette di colori che non corrisponde alla realtà. Palazzo Lucellai, assicuro, non è di colore magenta. In qualche modo li astraevamo questi elementi a comporre, diciamo così, un nuovo vocabolario che apparteneva maggiormente a noi. E questo invece è il padiglione ricostruito nel parco. Ho un'ultimissima immagine, che sono stato a Orleans recentemente a visitarlo, che vi faccio vedere, che è un bellissimo oggetto che si inserisce meravigliosamente tra gli elementi naturali del parco. Io credo che sia abbastanza, credo che attraverso questi progetti, non credo di essere riuscito, diciamo così, a completare diverse sfumature che il lavoro di un architetto nei diversi anni di professione riesce a raggiungere, ma credo sia sufficiente per farvi un'idea. Poi, come molti architetti, abbiamo un sito web, non aggiorniamo tantissimo, ma c'è molto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo pubblicato alcuni libri e abbiamo pubblicato in alcune riviste, quindi non facilissimo, ma comunque è un lavoro facile. Poi, di architettura, abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, anche lì non particolarmente aggiornato, ma comunque se siete interessati a capire quello che facciamo, credo che ci siano su internet in questo momento sufficienti strumenti. Perché vorrei che i ragazzi, ripeto, io sono molto contento perché era esattamente quello con cui in maniera ossessiva sto cercando di insegnargli, che molto spesso è anche uno dei miei temi di ricerca, cioè costruire il progetto attraverso la costruzione dell'immagine, perché molto spesso, specialmente, ecco, lasci un attimo questo, ragazzi, lascia un attimino, che questa era una cosa che adesso gli spieghi velocemente, ti faccio una domanda su questo. E appunto una cosa estremamente importante per i ragazzi è che gli voglio insegnare è che quando un architetto fa un concorso molto spesso ha a disposizione pochissimi disegni e in quello stesso disegno devi dare tante informazioni che appunto, come dicevi tu, se devo fare i render ne devo fare 10 per raccontare tutte quelle cose che un singolo disegno può dire invece attorno al progetto, no? E ecco, qua hai tirato fuori questo disegno che secondo me è un disegno molto bello ed è un libro molto bello poi che è uscito per Black Square, se non sbaglio. E perché c'è anche, appunto, ci sono nella contemporaneità ci sono diversi modi di sperimentare in architettura, no? E appunto, lavorare sulle immagini, fare i concorsi, perché poi quello è il lavoro di un architetto, però noi abbiamo aperto una galleria insieme, ma ci sono tanti modi per sperimentare le proprie idee di architettura, no? E uno di questi metodi è l'insegnamento, e in particolare i workshop. E, ecco, questo è uno dei, ne avete fatti tanti, però questo è un workshop estremamente interessante, perché tra l'altro ha prodotto dei disegni bellissimi. Ne puoi far vedere un paio e raccontarli, appunto, perché questo può essere utile per loro, anche negli esercizi che stanno facendo. Va bene, allora diciamo così, questo è un lavoro che in verità appunto nasce per un articolo che dovevamo scrivere per la rivista San Rocco. Il secondo tema della rivista era che è una rivista monografica, era Islands, e anziché scrivere un articolo noi abbiamo prodotto un disegno, e questo disegno rappresentava la nostra idea di isola, ed è una cosa, diciamo così, un po' provocatoria. Noi l'abbiamo chiamato questa ricerca Interior Tales. Questo è una sorta di progetto retroattivo legato al mondo del cinema. Esiste questo meraviglioso film che immagino tutti quanti voi avete visto, fondamentale per la cultura contemporanea di un architetto, che è uno dei diversi episodi di 007, nello specifico The Man with the Golden Gun, l'uomo con la pistola d'oro. Quello a sinistra è Mr. Scaramanga, quello a destra è 007, e quello scoglio che vedete dietro
è la casa di Mister Scaramanga, che nel film viene descritta, ed è una sorta di isola abitabile che Scaramanga si fa realizzare. E allora la curiosità che noi abbiamo avuto è: ma com'è il progetto di quest'isola? Perché nel cinema questa cosa qui viene raccontato in modo, diciamo così, decomposto, perché ogni scena la telecamera entra in una stanza, poi in un'altra stanza, vediamo l'isola da fuori, vediamo l'isola da dentro, ma non esiste questa cosa qua, che chiaramente è una finzione, è fiction. Allora ci siamo calati, come diciamo così, in una sorta di processo inverso, dove noi siamo gli architetti, o comunque che esiste un architetto che ha progettato, perché deve esistere un architetto che ha progettato quest'isola se Scaramanga l'ha abitata, no? Esiste qualcuno che sicuramente l'ha progettata, se non un architetto, un ingegnere. E allora l'abbiamo fatto noi. Questo è un disegno in realtà che è alto 3 metri, largo 80 centimetri, che poi noi abbiamo riprodotto invece in scala differente per la rivista, e che è composto da una serie di elementi che provengono dal film. E quindi sono dei veri e propri frame del film ricopiati, quindi ricalcati in bianco e nero, come abbiamo fatto molte altre volte, all'interno invece però di una grande sezione prospettica, che in realtà non è una vera e propria sezione prospettica, perché non esiste un unico punto di prospettiva, ma esistono tanti punti di prospettiva nei diversi ambienti, quindi è come se fosse una sorta di montaggio o di collage di diversi spazi, che in qualche modo descrivono quello che il film cerca di descrivere nell'isola di 007, ma nelle lacune, nelle informazioni che invece il film non riesce a darci, sono cose che abbiamo aggiunto noi. Quindi piano piano, dalla descrizione di qualcosa che già esiste, che noi cerchiamo di rirappresentare, invece questa cosa qua diventa un progetto. Questo esempio che noi avevamo fatto appunto per una pubblicazione, invece a un certo punto è diventato il tema di una serie di workshop che ne abbiamo fatti, credo attualmente ne abbiamo fatti 4, e ogni volta affrontando un tema specifico. Il primo era proprio il rapporto tra l'architettura nel cinema e la contemporaneità, dove abbiamo selezionato una serie di film e abbiamo chiesto agli studenti di rappresentare questi film attraverso un unico disegno con un unico strumento, il pennino in bianco e nero. Perché è importante questa cosa qua? Perché, e poi scusate, come abbiamo fatto noi per l'isola di 007, scrivere un piccolo testo che fosse una sorta di spin-off del film reale. Cioè, tu prendi il film, lo vedi, poi ti innamori di un carattere, in questo caso per esempio nel film Monon di Jacques Tati, gli studenti che hanno realizzato la sezione prospettica avevano lavorato sul rapporto tra il nipote e il personaggio chiave, che appunto è sempre presente nei film di Tati, che in questo caso giocava il ruolo di zio. E questa è la sezione prospettica che avranno fatto, che era un libro disegno di circa, anche in questo caso, 4 metri per un metro, fatto in una sola settimana. L'idea di fare tutto in bianco e nero è perché l'idea era come se questo disegno anche fosse un testo. Voi sapete che se oggi scrivete un libro per Feltrinelli, lui lo andrà a pubblicare con le lettere nere su fondo bianco, perché il contrasto maggiore ci rende il testo più leggibile possibile. Un unico colore, anche molto economico, che va in produzione. Oggi la tipografia lavora in questo modo, senza decorazioni o ulteriori elementi. È la cosa più semplice che noi possiamo fare. La cosa che noi volevamo fare era questa, fare il disegno più semplice che si poteva fare. Però il disegno deve essere una narrazione, longitudinale o verticale che sia, come un film, in qualche modo. Quindi il disegno parte da sinistra, con la descrizione di una Francia, invece, diciamo così, quasi rurale, dove gli elementi architettonici sono legati al tempo, il muretto è tutto rotto, la macchina è d'antiquariato, le persone fanno qualche cosa, la casa di... Ma no, se non avete mai visto il film è difficile capire, ma questa casa, diciamo così, entra dentro la periferia francese come un dispositivo tecnologico estraneo a tutto il resto, invece sulla destra invece una città nuova, una città che prende spunto da questa tecnologia. Gli studenti in fondo reinventano il film, perché del film sono pochi gli elementi diciamo di somiglianza, il film diventa quasi un escamotage per un progetto nuovo. Questa è la grande fuga,
dove gli studenti raccontano un sistema di, diciamo così, canalizzato per scappare. Il luogo della libertà diventa quello che è sottoterra, non è più l'esterno, che invece è la prigione dove loro sono confinati. Allora lì, diciamo così, il racconto della terra, dei vari strati, delle varie epoche, dei, non so, anche appunto elementi archeologici, vengono fuori ad arricchire questo spazio che non esiste. Un altro film di Chakrabarty pazzesco, Playtime, che secondo me è quasi, diciamo, oggi per noi, diciamo così, una Bibbia, no? Grazie, o diciamo così, nella disgrazia nella quale viviamo, forse lavoreremo come Jacques Tati ci ha detto nel 67, in piccole cellule separate una dall'altra. In qualche modo questa qua è un'immagine, un tempo utopica che si avvicina a noi. Il cinema è uno straordinario luogo dove imparare quello che è accaduto, quello che accade e quello che accadrà. Oppure uno straordinario film di Alejandro Jodorowsky, The Only Mountain, dove anche in questo caso il film era pensato all'interno di una serie di torri che Barragán ha realizzato a Città del Messico, che noi sappiamo essere degli oggetti di cemento vuoti, che invece in questo caso appunto Jodorowsky utilizza come dei monumenti templari verticali dove una serie di rituali accadono. Questi disegni sono molto grandi, è molto difficile raccontarli in una conferenza, è per questo che zoomiamo poi ogni tanto. Questo è un film che poche persone conoscono, prodotto dalla Walt Disney nel 1982, Tron, uno tra i primi film, diciamo, fatto anche con strumenti molto semplici, che sono degli scotch adesivi fosforescenti che rendono questo luogo completamente digitale. Due ragazzi hanno completamente ricostruito il mondo virtuale che questo gioco elettronico, che è l'elemento principale di questo film, cerca di stabilire, costruendo una città artificiale naturale legata a questa grafica anni 80 del videogame. Questo è un film che ha delle relazioni con l'architettura straordinaria, The Truman Show, dove la vita del personaggio principale è racchiusa all'interno di una grande cupola, che non differenzia molto dalle visioni utopiche di Buckminster Fuller. E la cosa che ci andava a interessare era ingegnerizzare questa cosa. Come fa a piovere? Dov'è il regista nella luna? Come fa a venire il giorno e poi la notte? Ma le onde come si muovono? Allora gli studenti hanno passato nei 7 giorni diverso tempo a comprendere quali potrebbero essere i dispositivi tecnologici per immaginare un mondo reale all'interno di una cupola artificiale. O questo, per esempio, è un film Anonymous che racconta la vita di Shakespeare e l'invenzione del Globe Theater, e nel caso appunto di questa sezione prospettica a Londra questo teatro shakespeariano diventa invece un iper edificio che contiene molti spettacoli allo stesso tempo. Poi questa cosa qui, diciamo, il rapporto, questo invece è il film di Batman, quindi il rapporto tra la Batcaverna originale dei vecchi film anni 80 e invece la nuova versione, dove la Batcaverna invece è un ufficio all'interno di un grattacielo. E poi questa esercitazione invece l'abbiamo riproposta in altre scuole, in altri corsi, con altre invece tematiche, dove abbiamo toccato appunto altri ragionamenti, per esempio con la scuola di Miami. Abbiamo lavorato sulla città di Roma, abbiamo selezionato tutta una serie di film che raccontano Roma. E abbiamo chiamato appunto Urban Rooms e appunto raccontiamo Fontana di Trevi con lo straordinario film di Bellini, dove viene svelata questa cosa che appunto la Fontana di Trevi in realtà è la facciata di un edificio e accadono, e questa è l'idea di Urban Rooms, no? Che queste piazze romane in fondo diventano delle vere e proprie stanze urbane, quasi degli interni, no? Questo rapporto tra l'interno e l'esterno. Oppure sì, abbiamo utilizzato ironicamente il film di Ben-Hur per raccontare nuovamente Circo Massimo, e la sezione prospettica è interessante perché racconta il circo Massimo di Ben-Hur sulla sinistra e il Circo Massimo attuale sulla destra, che ha cambiato completamente connotazione, oggi è diventato una sorta di parco a cielo aperto. Oppure per raccontare la meravigliosa spazialità del Pantheon e della sua piazza antistante, abbiamo selezionato il film
Ocean's 11 e così via. Oppure un altro workshop che abbiamo fatto è una selezione di film che cerca di indagare come oggi noi viviamo insieme. Cioè, è possibile che l'edificio di appartamenti è l'unico modo che ci permette di essere tutti insieme? Esistono altri modelli? Abbiamo indagato nel cinema quali sono gli altri modelli. E per esempio, la grande e meravigliosa stazione volante di George Lucas in Star Wars, dove gli studenti raccontano i militari all'interno come una sorta di comunità comunista nel futuro. Oppure la straordinaria vita di questa famiglia dei Tenenbaum nel film di Wes Anderson, che all'interno di questa casa in qualche modo definiscono l'ambiente domestico in modalità molto molto particolari, e dove gli studenti hanno introdotto ulteriori elementi, per esempio una stanza di queste, la stanza della casa museo di Johnson a Londra, o il meraviglioso film di Cronenberg, di Shiver, che in qualche modo segue teoricamente il pensiero di Baudrillard nella sua idea di condominio, dove in questo caso, diciamo così, la tematica di horror e fantascienza prende piede. Poi ne abbiamo fatti altri all'interno del nostro corso di RCA, dove però la sezione prospettica prende un'altra, diciamo così, metodologia di analisi. Scompare l'aspetto cinematografico ed emerge maggiormente invece quello architettonico teorico, perché in quel caso ci serviva per introdurre i vari temi che di volta in volta durante gli anni andiamo a indagare. Grazie mille Matteo, era esattamente quello che volevi, appunto. In questo workshop dimostra esattamente quello che dicevi all'inizio, come è possibile attraverso anche la didattica riuscire a sperimentare un'idea che un architetto contemporaneamente sta sperimentando nella rappresentazione dei progetti reali, sta sperimentando all'interno della sua produzione teorica di testi per delle riviste, eccetera, eccetera. Quindi questo riuscire a innamorarvi di qualcosa, di avere delle ossessioni, e poi queste ossessioni devono diventare qualcosa che voi dovete riuscire a rimodulare attraverso il progetto d'architettura. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, Matteo sta per svenire, ma... Sì, volevo fare una domanda io, sul lavoro in particolare, su quel lavoro, su Ettore Sossas, non so come si pronunci, dove praticamente veniva presa questa assonometria e veniva ricostruito l'interno. Volevo sapere qual era la sua posizione, cioè sul fatto che in una società sovrastimolata come quella dove viviamo, forse a volte ci serva un contenitore iconico per, diciamo, attirare all'interno dei nostri edifici, degli spazi che progettiamo, comunque le persone, che questo contenitore però in qualche modo sia quasi distaccato dal contenuto interno, ma abbia proprio il ruolo di icona, di poter attirare le persone. E questo secondo lei è un approccio sbagliato o, diciamo, è giusto? Ah, guarda, questa è complessa, è una domanda intanto seria, abbastanza seria, abbastanza complessa, devo dire. Bisognerebbe intanto affrontare questo argomento con appunto una certa serietà e dire una serie di questioni. Non tutta, diciamo così, non tutta l'architettura, bisogna ammettere che positivamente o negativamente sia risultato negli ultimi anni, forse ciclicamente nella storia questa cosa qua è sempre accaduta, diciamo, e dipende dal ruolo che l'architettura deve avere all'interno della società. Sicuramente l'architettura è uno strumento di propaganda in qualche modo. Per esempio, nel nostro caso, nella storia dell'architettura italiana, è evidente come per esempio la Chiesa abbia utilizzato l'architettura per, diciamo così, non solo costruire i luoghi in cui incontrarsi, ma mandare un messaggio, no? La Chiesa, ma in generale la politica e il potere. Quindi esiste un ambito nella quale l'architettura deve giocare un ruolo, diciamo così, di rappresentazione. La Chiesa appunto ha rappresentato una certa appunto visione legata
un mondo cattolico legato alla religione, una serie di rituali costruiti all'interno di questa cosa qui. Ma per esempio possiamo dire, non so, il progetto di Haussmann per Parigi è la rappresentazione dello spazio per una nuova borghesia, per una nuova società. Questi grandi viali erano sì da una parte un dispositivo di controllo della società, ma era anche il luogo dove la borghesia poteva passeggiare, scambiare informazioni, era una nuova città che emergeva. Quindi l'architettura sicuramente ha un ruolo della rappresentazione. L'aspetto iconico è ancora più delicato. Poi per esempio dipende, ma l'architettura deve sempre avere questo ruolo? Se noi immaginassimo una città nella quale l'architettura ha sempre e costantemente un ruolo iconico, diventerebbe un po' una scacchiera formata da tanti mostri, tutti diversi, tutti che stanno cercando di gridare più di quello che gli sta accanto, tutti che vogliono rappresentare l'egocentrismo dell'autore che è dietro quella cosa lì, tutti che vogliono essere più belli, più alti, migliori. Ed è un po', diciamo così, quello per esempio che è accaduto in alcune città asiatiche che negli ultimi anni, dopo un'esplosione economica straordinaria, dove hanno iniziato a utilizzare per esempio la torre come sistema di abitazione e colonizzazione della città, si è formata questa sorta di sfilate di torri, una diversa dall'altra, una più trasparente, una più alta, una più larga e quant'altro. Io non credo per esempio che sia così, poi da italiano che ho un'idea che la città è una sorta di palinsesto dove si depositano tante epoche, questa cosa qui diventa difficile. Infatti la cosa che ci interessa di più a noi è in qualche modo sicuramente l'insegnamento di Aldo Rossi, l'idea che la città è una sorta di teatro, no? Che costituisce una scena dove l'uomo è il soggetto principale, l'architettura è un po' un background, un fondo dove queste scene quotidiane possono accadere, mi appartiene maggiormente. Quindi secondo me dipende da che ruolo l'architettura deve avere anche funzionalmente. Per esempio, se io penso che da sindaco di Bilbao devo rilanciare il turismo e voglio un grande museo che sia spettacolare, forse ho bisogno di questa cosa qua e chiamo Gehry che costruisce, faccio un esempio veramente banale, chiamo un grande architetto americano che costruisce uno straordinario museo e che in qualche modo cambia un po' il destino della città, nel bene o nel male, poi uno potrebbe dare giudizi positivi o negativi. Però per esempio io che sono un architetto invece, che appunto ho un'idea di una particolare relazione che c'è tra architettura e società, magari appunto in quest'idea di lavori pubblici, a volte penso che l'architettura può anche essere abbastanza silenziosa. Per esempio nei progetti di housing l'architettura gioca un ruolo diverso, no? Dove è l'interno, il suo significato principale, nel modo in cui ci permette di vivere, ci garantisce una certa libertà, ci garantisce degli spazi che ci permettono di anche sviluppare la nostra idea di abitare un luogo. Ecco, forse lì scompare questa idea diciamo così, dell'idea iconica, anche legata alla costruzione. Poi c'è un'altra teoria che potremmo invece discutere, che è questa cosa qui, ma esiste veramente? Perché per esempio se noi andassimo a osservare e a ristudiare le teorie sviluppate per esempio da Archie Zoom e da Andrea Branzi, dove loro hanno teorizzato quest'idea di uno spazio interno infinito, è ancora importante per esempio l'architettura intesa in questo modo, che sembra quasi rinascimentale, come oggetto che popola utilizza uno spazio pubblico, e invece non è più contemporaneo immaginare invece uno spazio continuo che noi viviamo sempre dall'interno, dove un po' l'architettura deve scomparire per dare invece luogo a delle dinamiche completamente differenti. Dico tutte queste cose qua per dire che non credo che l'architettura debba avere, diciamo così, un unico ruolo, non può forse avere un unico ruolo, e dipende anche dal contesto nel quale siamo. Per esempio, se è un contesto storico, abbiamo bisogno invece di tutelare questo ambiente e dare una certa continuità, l'architettura dovrà sottomettersi a delle regole. Se invece, per esempio, ci troviamo in un luogo completamente disabitato, lontano da qualsiasi forma, e l'unico rapporto è con la natura, secondo me l'architettura deve in questo caso mediare un altro tipo di dinamica. Può succedere che l'architettura debba essere iconica perché lo necessita in qualche modo proprio lo spirito che gli ha dato vita.
E allora in questo caso forse è importante che questa cosa qui accada e succeda. Secondo me l'architettura, appunto, sì, nuovamente, non necessariamente deve avere un unico fine, nel senso svolgere quella cosa lì. Credo che sia abbastanza importante capire sempre il contesto nella quale questa cosa qui avviene. Anche la volontà stessa del cliente, in questo senso, per esempio, appunto, se dovessimo costruire delle case a basso costo, in periferia, forse spenderei i soldi a disposizione nella qualità dello spazio interno. Quindi sicuramente mi allontanerei il più possibile da questo aspetto dell'iconico. E poi però questa cosa qua dell'iconico, no? Bisogna vedere che se la necessità è dell'architettura o dell'architetto. Anche questa cosa qui, perché l'architettura ha spesso un autore, e se l'autore vuole essere osservato in quello che lui sta dicendo, probabilmente di conseguenza l'architettura acquisterà una sua iconicità. Ma il desiderio forse è più dell'autore e non dell'architettura, non saprei. Spero di averti risposto. Sì, sì, certamente. Vabbè, capisco che ci sono anche diversi punti di vista e io a me interessava appunto sapere se poteva anche coesistere questa magari dicotomia. Sì, beh, sai, dipende appunto, secondo me è molto complesso come discorso perché dipende proprio dall'idea che tu hai di architettura. Per esempio, ci sono delle posizioni di architetti che hanno un grande desiderio di tradurre alcune visioni politiche. Questa cosa qua forse magari ti necessariamente ti allontana da questo aspetto iconico, perché il tuo discorso è di altro tipo. Invece sono magari degli architetti che hanno una loro abilità, possiamo dire quasi di pancia, di istintiva, di creazione di forme, dove l'intenzione è proprio la creazione della forma. E allora lì forse l'aspetto iconico gioca un ruolo più importante. Sai, io la vedo un po' come, cioè, è un po' come, in qualche modo, anche se con le dovute differenze, quello che accade nel mondo dell'arte, no? Ogni artista ha una specifica idea di arte. E quello che lui produce è la rappresentazione di quest'idea. Ci sono artisti che ancora oggi dipingono, ci sono artisti che non hanno mai prodotto nulla, ma creano delle azioni. Sono proprio, pur partecipando in qualche modo alla stessa disciplina, si partecipa anche invece a discussioni molto, molto distanti. Posso dire che l'architettura, secondo me l'architettura non ha come primo scopo quella di inseguire un effetto. Forse non è esattamente il primo dei, diciamo così, dei desideri. Secondo me è importante che l'architettura appunto sia una produzione collettiva, cioè che sia capace di rappresentare una bellezza che le altre persone siano in grado di comprendere. Questo è forse uno degli aspetti più importanti. Non si parla più molto di che cos'è la bellezza, ma ed è molto difficile anche argomentarla, perché si rischia sempre di cadere in aspetti molto soggettivi, no? Prima esistevano dei canoni di bellezza, esistevano dei linguaggi codificati, riconosciuti. Oggi la contemporaneità, anche un grande desiderio, l'ha fatto anche una grande lotta, ha completamente scomposto queste categorie. Però esiste comunque, secondo me, anche se magari non universalmente, che è molto difficile da raggiungere, esistono delle bellezze, diciamo così, locali, no? Che le persone possono comprendere, riconoscersi e in questo modo appartenere a quella cosa lì. Questo forse è ancora più importante. Bene, grazie Matteo di aver risposto. Se ci sono altre domande, così chiudiamo poi brevemente l'intervento di Matteo. Matteo, ti ringrazio e spero di adesso per l'esame finale vorrei organizzare una cosa un po' più alla anglosassone, quindi con delle review, e quindi mi piacerebbe a fare dei commenti sui loro progetti. Professore, mi scusi, posso fare una domanda nell'ultimo minuto, secondo disponibile? Certo, senza problemi. Allora, ringrazio lo studio per la bellissima presentazione. Sono Marco Di Pani, un designer, e volevo fare
una domanda appunto, queste modalità diciamo espressive nella renderizzazione finale, quindi questo utilizzo quasi analogico del render di tanti strumenti uno insieme all'altro stratificati, può rischiare di viziare il progetto stesso già in partenza? Per esempio, fammi un esempio più preciso, viziarlo in che modo? Nel senso di utilizzare magari delle superfici in maniera più massiva rispetto ad una leggerezza. Non so se ho compreso completamente la questione, però io invece rigirerei la questione in questo senso qua. Non tutte le rappresentazioni sono adatte a tutti i progetti. Ed è questo il punto della cosa. Secondo me non è tanto che la rappresentazione vizia il progetto stesso, anche perché te lo devo dire, si fanno di solito questo tipo di rappresentazioni quando il progetto è anche ultimato, è difficile. Può forse viziare la percezione che noi abbiamo di quel progetto. Però devo dire, dal mio punto di vista, dopo tanti anni di esperienza di produzione, io so quello che voglio rappresentare, anche se potrei commettere degli errori, che il progetto non è corretto, che non è interessante, è chiaro questa cosa qui, non è di qualità, va bene. Però io so che quella rappresentazione è quella che dal mio punto di vista, autore di quella cosa lì, o comunque coautore di quella cosa lì, è quella giusta. Però ti posso dire appunto il contrario. Noi differenziamo la rappresentazione proprio per questo motivo, perché a un certo punto, una volta che il progetto è finito, noi ci domandiamo qual è il modo migliore per raccontarlo, questo progetto. Ecco perché non utilizziamo sempre gli stessi strumenti. Perché sarà vero che il progetto disegno in bianco e nero e render fotorealistico è il modo migliore per farlo, sempre e comunque, qualsiasi scelta progettuale noi facciamo, il render e il disegno in bianco e nero è sempre questa cosa? No, non ci credo a questa cosa qua. Io credo invece che una volta che si sviluppa il progetto e si sanno quali sono le qualità e le cose che ci nascondono, la giusta presentazione riesce a enfatizzare questa cosa qua. Sono d'accordo sul fatto che, per esempio, se io volessi fare, per esempio, un edificio brutale di cemento dove utilizzo un solo materiale, dove diciamo così la ruvidezza del cemento è forse l'elemento più importante di quello che io voglio esprimere, come fosse una roccia scavata, di sicuro non farei una rappresentazione piatta su Illustrator. Sono certo del fatto che quella cosa lì non è adatta a quello lì. Ma io, per esempio, nei progetti che oggi vi ho mostrato, anche se desidererei tanto fare un edificio solo di cemento ruvido, ma che ancora non ho avuto l'occasione di fare, ma non per questo non ho il desiderio, quindi non l'ho mostrato oggi, non perché non lo farei mai, ma perché non è accaduto, ma di sicuro mi andrei a domandare qual è lo strumento che riesce a raccontare questa cosa qui in forma progettuale alla giuria o al cliente o al curatore o al gallerista o al professore, a chi lo deve comprendere, di sicuro mi domanderei qual è lo strumento più adatto. È questo che secondo me è proprio importante, cioè girare il punto di vista. Perché il progetto, nella foto di famiglia, diventa un carattere, a un certo punto anche autonomo da noi stessi. Io a volte credo che il progetto, c'è una fase del progetto in cui noi diamo tutto al progetto e poi c'è un momento che noi siamo persi, non sappiamo più come andare avanti, ed è il progetto che ci dice quello che dobbiamo fare. Perché a un certo punto noi l'abbiamo un po' cresciuto e questo progetto acquista, anche perché è sempre un lavoro di natura collettiva e mai completamente soggettivo, acquista una sua autonomia, ma non perché si deve discostare dalla società, acquista una sua autonomia perché dentro di sé, se è fatto bene, si iniziano a visualizzare, a costruire le regole che lo costituiscono. Certo. E allora è lui che ci dice qualche cosa, e sicuramente se io avessi di fronte a me, per esempio, una torre in cemento, mi griderebbe: Matteo, ti prego, forse un disegno in Illustrator grigio piatto non riesce a dire quello che io sto gridando di fronte a te. E allora mi domanderei qual è il modo, diciamo, più corretto per farlo gridare, qual è il microfono, l'amplificatore, ecco, qual è l'amplificatore di cui lui ha bisogno? E sicuramente andrei a cercare uno strumento visivo e visuale di produzione dell'immagine o quello che è capace di, diciamo così, appunto amplificare questo desiderio, questa volontà, questa intenzione.
Grazie. Se hai notato questa piattezza, questa astrazione nel nostro lavoro, perché molte delle cose che noi abbiamo fatto hanno desiderato questa cosa qui. Era progettata in partenza. Era proprio, sì, è un po' la nostra, sì, appunto, idea di architettura che forse è anche arrivato il momento di superare, non ci sono dubbi, ma è stato molto tempo importante. Grazie. Benissimo, allora Matteo, grazie, grazie veramente tanto della... Oggi abbiamo avuto il record di partecipanti, 130, e quindi detieni adesso questo record, speriamo che nelle prossime conferenze venga superato. Ti ringrazio tantissimo e ci vediamo presto. Grazie. Grazie dell'invito, grazie a tutti, arrivederci.